oggi allestiamo un arbalete per essere pronti a una battuta di pesca. Personalmente utilizzo sempre il mulinello perché è un componente che, se utilizzato correttamente, aumenta tanto la nostra sicurezza. Può capitare inavvertitamente che una volta colpito il pesce si possa incastrare l'asta sul fondo. Srotolando il mulinello posso risalire in superficie e gestire in sicurezza la fase di cattura. Soprattutto nella pesca profonda è importante utilizzare il mulinello e non trascinare con sé la preda catturata. Passiamo ora a collegare correttamente la sagola alla bobina del mulinello. Svito la frizione e la estraggo. Passo la sagola all'interno dell'anello della testata. Passo attraverso il passafilo del mulinello. Inserisco la sagola all'interno del foro nella bobina e giro l'albero della bobina. Realizzo un nodo scorsoio e mi collego all'albero serrando. Riassemblo la frizione utilizzando una chiave a brugola. È importante avvolgere la sagola ad alta visibilità in senso orario, lo stesso senso di serraggio della frizione. Questo evita che durante la fase di pesca si possa bloccare inavvertitamente il mulinello. Personalmente utilizzo sagole ad alta visibilità. Sul fondo è importante avere sotto controllo la situazione immediatamente. Dalla superficie ho una linea altamente visibile che mi conduce alla preda. Dopo aver avvolto 65 metri di sagola da 1,3 mm, ci colleghiamo all'asta. È importante inserire la sagola nel foro dell'asta dalla stessa parte dove si trova il gancio passafilo della testata. Nel nostro caso il metal ha il passafilo al lato sinistro. Entro con la sagola nel foro del codolo dal lato sinistro. Prima di fare questo creo un'asola. Inserisco la sagola nel foro, entro nell'asola e realizzo un altro nodo. Serro con forza. Se avremo fatto tutto correttamente, la sagola seguirà l'asta senza accavallamenti. Per tenere ferma l'asta sulla testata, passo la sagola nel gancetto e nella gola laterale opposta. Porto le due passate allo sgancio sagola. Regolando leggermente il mulinello, metto tutto in trazione. In Mediterraneo si utilizza spesso il terminale in monofilo. Si collega il monofilo alla sagola del mulinello utilizzando il nodo bandiera, creando un terminale della lunghezza di una passata. In Mediterraneo questo terminale è molto utilizzato perché il monofilo tende ad impigliarsi meno sulle asperità del fondo. Vediamo ora come tendere correttamente gli elastici sopra il nostro fusto. Il primo elastico da tendere è quello che si appoggia sopra la testata e va incoccato nella penultima pinnetta. Il secondo elastico si appoggerà sul primo e dovrà essere incoccato nell'ultima pinnetta. Gli elastici correttamente distribuiti sul fusto agevoleranno le fasi di pesca, ci permetteranno di brandeggiare l'arbalete in acqua molto meglio. Una nota importante sulla sicurezza: ricordate che l'arbalete va sempre caricato in acqua. Il fucile subacqueo deve essere sempre maneggiato con cura, anche con sicura inserita. Buon mare!